sentiamo invece che prospettive vede Diego Fusaro per i due sovranisti, quello italiano, prima Ugo con un lapsus l'ha chiamato il premier italiano, in verità è il vice premier, ma tanto un ministro degli esteri italiano. Chi l'ha visto, ministro degli esteri italiano, perché di fatto sembra che riesca un po' a dettare quella che è la linea strategica estera del nostro paese. Dall'altro Trump, chi naviga in acque di a quanto avviso più instabili? Ma direi che nell'essenziale la vicenda di Trump si lascia così commentare. Per un verso fa valere l'esigenza di innalzare muri per tutelare i propri confini e poi per un altro verso resta pur sempre a capo Trump di una monarchia del dollaro imperialistica che ha invaso e continua a invadere il mondo intero con basi militari che, se fosse coerente fino in fondo, rimuoverebbe riportando a casa le proprie truppe. Quindi vedo una politica altamente incoerente nell'America trumpiana, che resta pur sempre una potenza imperialistica, anzi la potenza imperialistica per eccellenza. Per quel che riguarda le vicende nostrane legate ai due dioscuri della politica italiana, Salvini e Di Maio, devo dire che finora stanno ancora tenendo il punto, fin tanto che riusciranno a resistere a questo fuoco incrociato da parte del sistema mediatico, giornalistico, che è tutto integralmente schierato contro di loro. Io sono altresì convinto che i due dioscuri della politica italiana contemporanea riescano a vincere nella misura in cui stanno politicamente insieme, cioè se resistono alle tendenze ovunque fomentate a una loro separazione. Qualora i due si separassero, per ciò stesso il governo cadrebbe e perderebbero ciascuno la propria potenza. Quindi vincono fin tanto che stanno insieme. Sul caso dei migranti, lasciatemi dire, è ovvio che, almeno non è ovvio, ma bisogna ribadirlo con forza, è ovvio che i nemici non sono i migranti, che sono anzi coloro i quali subiscono questi processi disumani di deportazione, di sofferenza, però l'immigrazione di massa credo che debba essere riletta in chiave alternativa rispetto a come si è fatto finora, perché stiamo assistendo, io credo, a un vero e proprio processo di deportazione di esseri umani dall'Africa, che vengono deportati in Europa non certo per essere integrati e accolti, tant'è che finiscono puntualmente nei campi di pomidori delle Puglie a morire in maniera disumana. Vengono deportati per essere sfruttati, altro che accolti, per abbassare i costi della forza lavoro, e cioè fungono da armi nelle mani delle classi dominanti per abbattere i costi della forza lavoro e per colpire le classi lavoratrici in quanto tali. Ecco perché io ritengo che i nemici non siano i migranti, ma siano invece coloro i quali li deportano e se ne avvantaggiano in chiave di profitto economico. Questo lo dico proprio per puntualizzare la situazione nella quale ora ci troviamo, per cui il nemico non è chi fugge ma è chi costringe a fuggire, il nemico non è l'affamato ma è chi affama i popoli, che è quello che sta avvenendo oggi. L'immigrazione di massa è un grandioso, terribile processo oggi gestito dalle classi dominanti che con navi private, essenzialmente fintamente umanitarie in molti casi, deportano questi esseri umani. Prima si diceva aiutarli a casa loro, è giustissimo, bisogna aiutarli a casa loro anzitutto non destabilizzando i paesi da cui provengono, perché molti di questi migranti provengono dalla Libia, la quale Libia nel 2011 subì un vero e proprio colpo di aggressione imperialistica da parte dell'Occidente che causò poi la destabilizzazione che oggi è alla base di questi processi migratori in cui un elemento per voi, d'accordo. E Fusaro, allora so che voleva intervenire, però ti volevo chiedere anche un commento nello specifico alle parole di Trump, ai numeri dati da Trump sulla potenza della minaccia dell'immigrazione che è stata definita una crisi umanitaria. Ma le parole di Trump oscilla, è una figura ambigua. Per un verso rappresenta le classi lavoratrici, il ceto medio americano, che è un ceto sofferente quanto il nostro e che quindi giustamente cerca un supporto, e dall'altro Trump tutela pur sempre l'interesse di una potenza mondiale imperialistica, come dicevo, che è essa stessa il vero problema, almeno quanto certe forme di fanatismo che dilagano per il mondo. Quindi sono parole, a mio giudizio, esagerate in questo caso, che debbono essere prese per quello che sono, cioè per le parole di un superpotente a capo di una monarchia
mondiale potentissima essenzialmente. Sono pienamente d'accordo con quello che si è detto prima, sia con i due punti sviluppati. In primis stiamo oggi assistendo a quella che io ho definito in altra sede la terza fase del colonialismo europeo. Un tempo c'era il commercio triangolare di schiavi che venivano presi in Africa, venduti nelle Americhe e si tornava coi proventi in Europa. Poi venne il tempo del colonialismo imperialistico denunziato da Lenin, con cui si sfruttavano in loco in Africa gli schiavi africani e si tornava in Europa con i proventi. Questa in cui siamo oggi è la terza fase, con cui si destabilizzano i paesi africani a colpi di imperialismi umanitari e interventismi etici, e poi con questo modo si favorisce la fuga degli africani dai loro paesi per essere accolti, si dice, in realtà per essere deportati e sfruttati in maniere disumane. Sono altresì d'accordo con l'altra questione, cioè il fatto che mentre nell'America di Trump c'è un'opposizione, nell'odierna Europa, segnatamente in Italia, manca completamente un'opposizione rispetto al nazionalpopulismo, essenzialmente in ragione del fatto che i partiti di opposizione, anziché tutelare le classi sofferenti, gli sconfitti della globalizzazione, quelli a cui a torto o a ragione si riferiscono i nazionalpopulisti, hanno fatto loro il discorso dominante, quello del mercato, della globalizzazione, dell'Unione Europea, che è un discorso a cui le masse nazionali popolari non solo non credono più, ma che anzi contestano in maniera veemente, come nel caso delle giubbe gialle in Francia. Anche in Italia hanno scontento rispetto ai processi di mondializzazione, rispetto al libero mercato, rispetto alla globalizzazione, sono lampanti, per cui il nazionalpopulismo fa riferimento a questi processi criticamente, laddove invece il partito che dovrebbe essere di opposizione accetta pienamente ciò contro cui le masse nazionali popolari si stanno sollevando, e quindi in qualche modo è destinato a perdere in eterno finché manterrà questa politica di cadaverica adesione ai rapporti di forza dettati dal sistema economico dominante. L'unica soluzione che vedo per i partiti di opposizione è tornare a rivolgersi prima o poi alle classi sofferenti anziché alle elite dominanti. Su questo 29 maggio europeo, cioè, spirerà veramente un vento diverso? Si consumerà quella rivoluzione prevista e predetta soprattutto da Salvini, in effetti, a casa nostra, rispetto che Di Maio, e poi Di Maio la troverà questa, i pentastellati, questa casa europea, perché con l'endorsement ai gilet gialli sembravano un po' volersi riappropriare dell'anima movimentista, no? Quella che li aveva fatti nascere qua in Italia, però non mi sembra che poi questo abbraccio si sia concluso. Sì, intanto ritengo un gesto di grande intelligenza politica quello di Di Maio di aver aperto alle giubbe gialle in Francia, perché essenzialmente sono movimentiste anch'esse, sono oppositive rispetto ai processi della globalizzazione dell'Unione Europea, proprio come lo erano in origine e auspicabilmente anche ora i due partiti al governo in Italia. Per quel che concerne le previsioni sul futuro dell'Europa, io penso che il futuro sia inscritto nella logica stessa di questo tragico ed esiziale processo che è stata l'Unione Europea, che è stata l'unificazione delle classi dominanti europee contro i popoli e i lavoratori d'Europa, e alle elezioni di maggio verosimilmente vi sarà, non voglio dire una rivoluzione nobile e venerando nome, ma sicuramente una frattura, una discontinuità rispetto all'andamento avutosi finora, e ci sarà la riscossa dei partiti nazionali popolari e dei popoli europei, che non chiedono più libero mercato, ma chiedono più Stato e più difese, più diritti sociali, che non chiedono più globalizzazione e libera circolazione delle merci, ma chiedono al contrario più Stato, più solidarietà comunitaria, più attenzione alle questioni legate ai salari e ai diritti basici della società. Questa mi pare essere la tendenza generale. Naturalmente occorre fare in modo che questa tendenza proceda sempre nell'alveo di una solida democrazia che debba basarsi essenzialmente sul concetto di sovranità, anzitutto, perché spesso si dimentica il fatto che alla base di ogni democrazia vi è la sovranità, cioè la sovranità del demos, del popolo, di poter decidere delle proprie questioni fondamentali in economia, politica, geopolitica e questioni legate alla propria sopravvivenza. Senza sovranità non può esservi democrazia. Allora, io...